allo suonare tamburie, sorriso per i poveri, allo suonare campana, viva viva i popola, allo suonare violino, marzo di Giacobbe. Bene, riprendiamo noi quest'anno con la presentazione di un libro che si occupa del brigantaggio post-unitario. L'associazione Settimana dei Briganti in Alta Storia si intende occupare e nacque proprio per occuparsi del brigantaggio post-unitario, il cosiddetto grande brigantaggio, quello che va dal 1860-1861 fino al, alcuni dicono 1870, ma prima sicuramente, insomma, perché poi la legge Pica mise fine definitivamente a questo fenomeno. Certo, ci furono altri sprazzi di brigantaggio legittimista, ma fu ben poca cosa. Passo la parola a Roberto Della Rocca, che ci introdurrà in questo libro di Fernando Riccardi, Brigantaggio post-unitario, una storia tutta da scrivere. Io devo confessare che prima di leggere il libro di Fernando, del brigantaggio non era uno dei temi che avevo affrontato, uno dei temi che conoscevo, anche perché la materia, quella del brigantaggio, è una materia abbastanza complessa, non è una questione molto semplice. Volendo attingere, diciamo, ai libri più importanti come quello di Franco Morfese, insomma è un lavoro abbastanza arduo per chi non ha avuto una infarinatura su questi temi. Poi, quando è uscito il libro di Fernando, devo dire la verità, ho avuto questo primo assaggio di un mondo complesso. E devo dire la verità, il libro di Fernando si differenzia da molti altri libri che ci sono sul brigantaggio, soprattutto perché cerca di superare un limite che è presente, cioè quello di trattare l'argomento in modo complessivo, quindi non richiamandosi ad una sola parte della problematica o ad un solo personaggio o ad una sola storia del brigantaggio. Quindi il libro per chi lo leggerà, per chi lo ha già letto, è evidente che c'è stato un ottimo lavoro di fondo. Questo ottimo lavoro di fondo è poi il lavoro di ricerca negli archivi, che è una cosa fondamentale, un elemento che dovrebbe essere sempre più presente nel nostro ambiente, negli appassionati della nostra storia, negli appassionati della nostra patria. E ricerca d'archivio che purtroppo è una nota dolente, perché ci sono molti e molti documenti, quantità enormi di materiali negli archivi di Stato, negli archivi militari, anche negli archivi privati, oltre che negli altri archivi pubblici che sono da riscoprire. Per esempio, Fernando nel libro ha riuscito a rintracciare il diario di Carlo Margolfo, che era uno dei bersaglieri che ha partecipato alla strage di Ponte Randolfo, quindi in quelle pagine del diario vengono raccontati quei momenti, poi dopo vi dirà meglio Fernando il suo stupore nell'aver appreso nell'aver letto quelle pagine. Ma diciamo, tra i documenti, perché noi diciamo la ricerca d'archivio è importante? Perché i documenti ci consentono comunque di ricostruire quella che è la nostra storia. Nell'archivio di Napoli, ad esempio, abbiamo rintracciato con una ricerca una circolare del generale Pianel, che era il ministro della guerra del Regno delle Due Sicilie, quando con Garibaldi, che è già sbarcato in Calabria, che cosa fa? Non trova niente di meglio da fare che punire dei soldati napoletani che avevano picchiato dei bersaglieri piemontesi che si trovavano a Napoli, perché questi bersaglieri piemontesi si erano lasciati andare un po' troppo in quella che ancora era la capitale del Regno delle Due Sicilie. Quindi si capisce che tutto sommato Pianel agiva in modo contrario a quello che la logica vorrebbe. Questi altri, diciamo, altri ritagli di vita quotidiana, che però ci aiutano a dare un quadro complessivo a quella che è la storia, che solo attraverso, appunto, la ricerca d'archivio si può ritrovare. Il libro, come dicevo, è una storia, se vogliamo, del brigantaggio in tutta la sua complessità. Quindi il brigantaggio, che non può essere considerato una lotta soltanto legittimista, non può essere considerato soltanto una battaglia anarcoide,
non può essere considerata soltanto una fase di rivolta contadina, come potrebbe richiamarsi al fenomeno vandeano. È tutto questo e per diversi periodi è tutto questo, perché poi diciamo il periodo di disagio del Meridione continua e il periodo del disagio del Meridione supera quella data che canonicamente viene riconosciuta come data di fine del brigantaggio, cioè il 1870, e continua sotto altre forme. Una lettura attenta dei documenti d'archivio, per esempio, ci dice che le prefetture del Regno d'Italia spostarono la loro attenzione dal 1870 in avanti dal partito borbonico al partito democratico, cioè ai rivoluzionari, per così dire, di sinistra, come venivano definiti all'epoca. Quindi c'è uno spostamento, quello che io ho definito più volte, uno spostamento a sinistra della protesta, però non nel senso che i borbonici sono diventati uomini di sinistra, sono diventati democratici, ma il fatto che dopo 10 anni di lotte, dopo 10 anni di repressione, le nuove generazioni non si rifacevano più all'elemento, all'ideale di nazione napoletana, ma cercavano di affiliarsi a quelle che erano le nuove correnti politiche di ideali democratiche di sinistra. Quindi in questo senso spostamento a sinistra. E poi nel libro si affronta anche un'altra questione che è secondo me fondamentale, che pure viene poco trattata, che ad esempio il ruolo della centrale legittimista, romana, che era quella che doveva svolgere due compiti essenzialmente. Uno era quello di coordinare lo sforzo della guerriglia nelle province dell'ex regno delle Due Sicilie, l'altro quello di arruolare all'estero degli ufficiali che fossero competenti e che potessero venire qui nel sud a combattere per il Re Borbone, ma sempre per guidare quelle che erano delle masse e dei gruppi. Diciamo, il compito dell'arruolamento la centrale legittimista lo svolge a metà, perché parecchi uomini, parecchi ufficiali stranieri vengono nel nostro regno per difenderlo, però la mancanza appunto della seconda funzione, cioè del coordinamento, fa sì che ogni capobanda agisce un po' per conto proprio, quindi si crea questa situazione di isolamento delle differenti bande nelle differenti province, e quindi il fallimento complessivo della strategia. Quindi una centrale legittimista che non ha funzionato, però poi c'è anche da dire, da rivalutare il ruolo di Francesco II, quindi non come un sovrano inattivo, ma come un sovrano attivo nei canoni di quella che era l'azione di un sovrano del XIX secolo, quindi alla ricerca di una soluzione diplomatica alla crisi napoletana. E poi vorrei chiudere con una domanda che vorrei fare a Fernando. Perché dopo il brigantaggio, dicevo, proprio questo quello che io chiamo spostamento a sinistra non è nient'altro che una perdita, se vogliamo, di coscienza della propria storia, della propria patria napoletana, quella che fino al 1860 era il regno delle Due Sicilie. E un po' si perde, io pensavo, diciamo, io mi sono dato come risposta quello che da una parte c'è stata una forte azione repressiva in quelle che erano le ex province del regno, e quindi un po' l'azione di cancellare quella che era la nostra storia dai libri di scuola, dagli atti ufficiali anche. Poi quelli che erano emigrati per il malcontento diffuso a seguito della conquista piemontese, un po' hanno perso quella tradizione, quella storia. Questo è evidente ancora oggi quando si vedono le immagini degli immigrati, dei figli, dei discendenti di immigrati odierni che sono in America, in Sud America, che sono molto affezionati invece ai miti di Garibaldi, al mito di Garibaldi, alla presenza, al risorgimento, quindi al tricolore, per così dire. Quindi la risposta che mi sono data io è quella della depressione e anche quella del passare delle generazioni. Vorrei che Fernando ci raccontasse poi, dopo la presentazione di Rocco Biondi, quel suo punto di vista su questa problematica. Fernando Riccardi ci illustrerà brevemente il contenuto del suo libro e il significato del suo libro. Una richiesta precisa che io faccio, Fernando, è quella di spiegarci perché ha scelto questo titolo, il brigantaggio postunitario, e si capisce di che stiamo parlando, del decennio 1860-1870, ma perché nel titolo c'è anche una storia tutta da scrivere. Non c'è scritto una storia tutta da riscrivere,
ma una storia tutta da scrivere. E chiedo a Fernando di dirci il perché ha voluto mettere questo titolo al suo libro. Un'altra cosa poi che noto, che voglio far notare di questo libro, è che oltre alla storia del brigantaggio postunitario, del decennio postunitario, Fernando ha collegato anche gli episodi avvenuti 150 anni fa a commemorazioni, chiamiamo così, fra virgolette, che avvengono di quei fatti, di quegli episodi all'epoca odierna, oggi, qui, oggi da noi. Per esempio lui cita, a proposito di carne crocco, quello che si fa a Brindisi di Montagna, in provincia di Potenza, la cinespettacolo La Storia Bandita. Poi ancora parla della commemorazione ormai decennale, che svolge 10 anni, che si tiene a Sante Marie in provincia dell'Aquila, dell'arresto, della fucilazione di José Borges. E poi ancora il sergente romano, della commemorazione che si fa il 6 gennaio di ogni anno nel luogo dove il sergente romano, Bosco di Vallata, Gioia del Colle, dove venne ucciso. La parola a Fernando Riccardi. Grazie Rocco, grazie a tutti voi per essere intervenuti in questi momenti così tumultuosi. Io non so da dove cominciare, voglio dire, perché l'argomento è così complesso da un lato, ma così stuzzicante dall'altro, che avrei intenzione di cominciare da più punti, però mi limito ad iniziare con una considerazione. Io faccio giornalista di professione, quindi sono solitamente molto attento ai fenomeni che interessano la nostra nazione. Ho constatato con enorme stupore che questo movimento, di cui parlava l'amico precedentemente, dei cosiddetti dei forconi, nelle redazioni dei giornali è stato in gran parte minimizzato, soprattutto all'inizio. Forse scientemente, forse perché è stato sottovalutato il problema. Fatto sta che proprio con l'accavallarsi notizie e poi con gli aspetti tangibili della protesta che dalla Sicilia hanno risalito poi pian piano lo stivale fino ad arrivare a Roma e anche di più, anche più su, ma noi ci fermiamo al nostro meridione che forse è meglio. E mi veniva proprio in mente che stiamo attraversando, signori miei, un periodo veramente difficile, perché qui non sono soltanto gli autotrasportatori che protestano, ma qui sono gli operai che rimangono senza lavoro, sono i pensionati che rubano la carne al supermercato perché non hanno più soldi per mangiare, è il cosiddetto ceto medio che ormai si trova in difficoltà, quello che precedentemente non aveva garantito. Sentivo addirittura scioperi strani dei penalisti e degli avvocati. Qui significa che c'è un intero mondo in rivolta, l'intera società, a partire dalle classi, dal ceto medio, ma anche dalle classi più ampie, di filo ai diseredati. E mi veniva in mente un parallelismo che per alcuni sarà anche troppo ardito, ma che a mio avviso non lo è più di tanto. 150 anni fa il Meridione insorse come un solo uomo, non contro un sistema diverso di cose, ma insorse proprio perché si veniva privato delle sue più elementari forme di sussistenza. Quando i piemontesi 150 anni fa, con un'azione piratesca, invadono il Meridione, non vengono per portare benessere, come si è sempre detto per tanto tempo. Ecco perché è una storia da scrivere, non da riscrivere, no? Ecco perché io ti ricomincio a rispondere alla tua domanda. Non vengono per portare benessere, non vengono per portare un altro modello di Stato, non vengono per portare una nuova concezione di vita, ma vengono per depredare, vengono per arraffare, vengono per sanare i bilanci, vengono per rimettere, per vessare il popolo meridionale sotto una caterva di tasse, vengono per imporre uno stato di polizia. A questo punto il meridionale che fa? Insorge, prende le armi, va in montagna e diventa brigante, diventa orgogliosamente brigante,
Per cui, caro Rocco, io mi congratulo con te, con la tua associazione, perché organizzi questi sabati briganteschi, che al di là della valenza che possa avere quello la presentazione di un libro, è importante perché ricorda a noi quello che i nostri predecessori hanno fatto 150 anni fa e di cui noi, guardate bene, dobbiamo andare orgogliosi e fieri. Qui non esiste il brigante nel senso deteriore del termine. Qui 150 anni fa un intero popolo si ribellò perché rifiutava questa imposizione che veniva dall'alto, perché rifiutava di pagare le tasse che da 5 improvvisamente, che erano con i Borboni, diventano 22, perché si rifiutarono di pagare la iniqua tassa sul macinato. Sapete perché nel 1868, quindi siamo alla fine del decennio post-unitario, quando il brigantaggio ormai stava esalando quasi il suo ultimo respiro, c'è una recrudescenza di una virulenza incredibile, proprio per la tassa sul macinato. Sapete che cos'era la tassa sul macinato? Era la tassa sul grano, su chi andava a macinare, la tassa sul pane. E come se a noi oggi, ma tanto ci mancherà poco, ci metteranno anche la tassa sulla farina, sul pane, sul latte, non so. Ma tanto siamo lì lì, quindi non meravigliamoci poi tanto. Nel 1868 il brigantaggio, che era stato ormai quasi completamente debellato, grazie proprio a quella repressione di cui parlava prima Roberto La Rocca, grazie alla legge Pica, grazie ad un naturale esaurimento di un meccanismo che era di guerriglia, nel 1868 riprende con più virulenza, proprio perché c'è la protesta dappertutto, in tutta l'Italia meridionale, contro l'iniqua tassa sul bacinato. Ecco, io nel fare quel parallelismo di cui vi dicevo, vedo molte situazioni che collimano con quello che accadde 150 anni fa. Nel 1870, o qualche anno più in là, cessa, per modo di dire, il brigantaggio, quello della sua estrinsecazione più sociopolitica, diciamo così. Però inizia subito, immediatamente, un'altra piaga, che è quella dell'emigrazione. Il famoso refrain, che si sente anche in qualche programma televisivo, io mi auguro che quel programma televisivo sul generale Crocco sia un programma televisivo che sia obiettivo, perché ne abbiamo visti tante di nefandezze spacciate per verità assolute, mi auguro che sia, ma ho qualche dubbio. Quel refrain di cui vi dicevo prima, da brigante dei migranti, non è un qualcosa che si vede soltanto nei film o nelle fiction, come si chiamano adesso, ma è qualcosa che veramente accadde in Italia meridionale 140 anni fa. Guardate bene che nell'Italia meridionale, fino al 1875, anche fino al 1880, non esisteva immigrazione. Non si andava dal sud al nord, anzi semmai era dal nord che si veniva al sud, per la manodopera specializzata e per quant'altro. Improvvisamente, finito la rivolta brigantesca, inizia l'immigrazione. Non so quanti di voi avranno letto qualche mese fa la pubblicazione del rapporto dello Svimez, che è l'ente che si interessa nello studio dei fenomeni del Mezzogiorno, dello sviluppo del Mezzogiorno. Ebbene, negli ultimi 10 anni, questa è una notizia anche che la stampa sempre più omologata, caro Roberto, per cui cerchiamo di fare qualcosa con questo nostro nuovo giornale, il Giornale del Sud, cominciamo a dire la verità anche al di fuori dei denti, anche a costo di farci qualche inimicizia. Però negli ultimi 10 anni, e sfido qualcuno di voi a dimostrarvi quale giornale ha dato risalto o ampio risalto a questo dato, è ricominciata l'immigrazione dal sud al nord. 800.000 persone giù di lì negli ultimi 9 anni hanno lasciato il meridione e sono andati al nord. L'approdo principale è Milano. Quindi guardate quante coincidenze ci sono tra la rivolta dei forconi, tra le migrazioni che riprende, tra la disoccupazione femminile, che nel sud vuol dire che 3 donne su 4 non lavorano, a differenza del nord dove lavorano 3 su 4. C'è o no un'Italia a 2 velocità? Ma ha senso oggi parlare di un'Italia unita con questi dati, che non sono dati che vengono elaborati da un nostalgico filo borbonico e propone il ritorno a chissà che cosa, a quale anacronistico sistema? Ma c'è o no un'Italia divisa nei fatti?
questa Italia, io vivo tanto, nel 2011 si è festeggiato il 150° anniversario dell'Unità d'Italia, ma questa Italia, signori miei, è stata mai unita negli ultimi 150 anni? Ma vi pare possibile che ancora oggi chi ha problemi di salute seri deve fare i cosiddetti viaggi della speranza? E guardate che io vi parlo di una terra che sta a 80 km da Roma e a noi viviamo lo stesso dramma. Noi abbiamo un raffreddore un po' più forte di quello che ho io, dobbiamo andarci a curare a Roma, a Milano, a Torino. Ma vi pare possibile una cosa del genere? E nello stesso tempo vi pare così impossibile che i briganti ritornino a manifestarsi in qualche modo? Perché, signori miei, qui siamo alla rabbia, qui siamo alla disperazione. Qui non ce la facciamo più a vivere, altro che quarta settimana del mese, qua non ce la facciamo più a vivere. Io ho visto gente che ruba nei supermercati perché non ha i soldi per mangiare. Ecco, noi di questo ci dovremmo interrogare. E vedere quando questo parallelismo tra quello che accadde 150 anni fa e quello che sta accadendo oggi, quanto sia attuale. Ma ritorniamo un po' al tema centrale della serata, del pomeriggio di ieri. Perché ho scritto questo libro? Perché mi sono chiesto fondamentalmente una domanda. Perché oggi tutti quanti sanno chi erano i briganti. Oggi ogni paese ha la sua storia di brigantaggio. Conosce perfettamente chi è stato il brigante, quello che ha fatto, che fine ha fatto, dove è andato in carcere, cosa è morto sul campo e completamente. Si sapeva poco sul perché si diventava brigante. Ecco, allora l'impostazione centrale del mio libro è stata proprio questo. Io sono interessato a chi sono stati i briganti del periodo post-unitario, però mi interessa ancora di più far sapere perché si diventava brigante. L'abbiamo già detto prima, si diventava briganti per le ragioni che abbiamo detto, perché per il carico fiscale, abbiamo detto prima, c'era un modello di tassazione borbonica, era un modello lieve, vengono i piemontesi, mettono tasse un po' su tutto, persino sulla farina. E quindi che cosa succedeva? Succedeva che c'erano problemi di sussistenza, non si arrivava alla fine del mese. Ma si diventa briganti anche per la leva obbligatoria, perché si costringeva a volte l'unico rampollo di una famiglia che campava fondamentalmente in agricoltura a prestare servizio militare per 7 lunghi anni, magari lontano, in posti lontano da casa. E voi sapete meglio di me che per una famiglia contadina prendere due robuste braccia al lavoro era una vera e propria iattura. Ma si diventava briganti anche per le norme cosiddette anticlericate. Voi sapete meglio di me quando la popolazione del meridione è attaccata ai valori religiosi. Quando si giunge a vietare le processioni, quando si giunge a vietare di esporre la malottina nella nicchia di casa, e quando si chiudono gli ordini religiosi, si sopprimono. Quando si impedisce di ordine di celebrare il Te Deum per il nuovo re Vittorio Emanuele II di Savoia, sapete, il vescovo di Sora, che è una diocesi dell'alta terra di lavoro a confine con l'Abruzzo, Monsignor Giuseppe Maria Montieri, viene sottoposto ad ordine di cattura, viene messo ordine di cattura nei suoi confronti perché si era rifiutato di innalzare un Te Deum al nuovo re d'Italia Vittorio Emanuele II. Monsignor Montieri che fa? Scappa, capisce che per lui il tempo non è più propizio, scappa e muore in esilio a Roma, in assoluta povertà. Si ordina addirittura ai sacerdoti di riferire alle autorità di pubblica sicurezza cosa dicono i cittadini, la gente che va a confessarsi. I preti dovevano riferire all'autorità di pubblica sicurezza le confessioni. Signori miei, questo è, se non è stato di pulizia questo, ma si diventa briganti anche perché c'era un affetto fortissimo, un rapporto fortissimo nei confronti della vecchia dinastia borbonica, che tra alti e bassi, bene e male, aveva governato in maniera a volte saggia, a volte un po' meno,
però non si era mai riusciti a, non si era mai arrivati ad un limite di soprusi come quelli che si instaurano dopo il 1860. Una delle cose che più mi ha colpito in questo delle ricerche che ho effettuato in tutti gli archivi d'Italia per l'Italia meridionale per scrivere questo libro è che uno stuolo cospicuo di briganti sono stati garibaldini. Questo nessuno lo dice. Parecchi furono i garibaldini che stracciano la camicia rossa, prendono il trombone, lo schioppo, salgono in montagna e diventano briganti, uno per tutti, Carmine Crocco. Ma non solo lui. E perché? Perché Garibaldi nello scendere nel meridione aveva promesso una rivoluzione epocale, la distribuzione della terra a tutti i contadini. Una rivoluzione copernicana, come si potrebbe dire, perché i contadini non avevano mai avuto la disponibilità, la proprietà della terra. Forse Garibaldi ci credeva, forse no. Però fatto sta che alla fine questa rivoluzione copernicana non andò in atto, non fu messa in atto. Effettivamente le terre, i latifondi furono distribuiti, ma furono tutti quanti acquistati dalla ricca borghesia. Perché, signori miei, proprio il ceto borghese liberale, quello che è il vero vincitore di questa operazione di pirateria compiuta dal Piemonte ai danni dell'Italia meridionale. Le terre effettivamente furono distribuite, ma nemmeno un acro toccò ai contadini. Di modo che questi contadini calabresi, lucani, pugliesi, siciliani, delusi, presi in giro ancora una volta, dicono basta, e passano sull'altro versante. La mancata distribuzione delle terre ai contadini del sud è una delle cause più importanti, assieme alla leva obbligatoria, da cui scaturisce il brigantaggio postulinario. Però questo nei libri di testo, ma anche negli altri libri, non viene evidenziato. Roberto Della Rocca parlava giustamente di Franco Wolfese. Franco Wolfese è stato il primo che negli anni 60 è riuscito a scoperchiare il pentolone e a ricostruire in maniera più veritiera e più consona alla realtà dei fatti quello che è stato il brigantaggio post-unitario dell'Italia meridionale. Lui partiva da una posizione privilegiata, lui era vice direttore della biblioteca del Senato della Repubblica, quindi aveva possibilità di accedere agli archivi, alla biblioteca. Lui dice testualmente: quando io ho iniziato a interessarmi al brigantaggio ho rinvenuto i resti di un naufragio, nel senso che lui dice che parecchio di quel materiale era stato scientemente fatto sparire. Ciò nonostante, lui trovò talmente tanto di quel materiale, come ce n'è ancora negli archivi di Stato, negli archivi privati, negli archivi dell'esercito, negli archivi militari, basta soltanto andare a prendere, signori miei, vincendo anche qualche resistenza di qualche funzionario un po' troppo zelante, che però, viva Dio, sono sempre di meno, e lui riuscì ad elaborare questa grandissima mole di materiale archivistico. E la storia, signori miei, si fa con le carte di archivio, non si fa con le recuperazioni, non si fa con le supposizioni. Questi sono fatti che non solo io, ma anche altri storici più quotati di me ricostruiscono sulle carte di archivio. Quello che è successo a Ponte Landolfo, di cui parlava Roberto, è una cosa successa per davvero. Quando il 14 agosto del 1861 un plotone di bersaglieri irrompe in Ponte Landolfo, che era stata quasi svuotata, trovando soltanto donne, vecchi e bambini, e bassarono l'intera popolazione inerme, il cui numero ancora non si è potuto accertare, non si accerterà mai. Questa è una cosa successa veramente. A Ponte Landolfo c'è una piccola piazza, molto carina, intitolata a Concetta Biondi. Concetta Biondi era una ragazzina che venne stuprata ripetutamente dai bersaglieri piemontesi fino a che esalò l'ultimo respiro. L'episodio di Carlo Margolfo è indicativo. Carlo Margolfo era un bersagliere che partecipò alle incidi di Ponte Landolfo, era un bersagliere del nord, e lui ha lasciato un diario. E la cosa raggelante che, onestamente, io ogni volta che lo leggo provo dei brividi, e vi assicuro che lo sono dovuto inviare al freddore e alla febbre.
è dovuto al fatto che c'è un passaggio di questo diario in cui lui dice testualmente: mentre sentivamo le persone gridare che venivano bruciate dal fuoco che avevano appiccato i bersaglieri, quindi morivano tra le fiamme, noi eravamo contenti. E sapete perché? Perché dopo 3 giorni avevamo finalmente la possibilità di mangiare uova, pane, latte, formaggio, salsicce e compagnia bella, perché anche loro se la passavano bene a livello di scorte alimentari. Dice, noi sentivamo questi strilli, ma non ci facevano niente, perché eravamo così tanto presi dalla bravosia di mangiare che non potevamo preoccuparci quei poveretti che crepavano tra le fiamme. Ecco, questa era la logica che ha ispirato il più delle volte l'operato dell'esercito piemontese della repressione di quello che viene continuato a chiamare, a mio avviso in maniera ingiusta, ma bisogna essere orgogliosi di aver avuto dei briganti tra i nostri predecessori. E come Ponte Landolfo ce ne sono tanti altri episodi, Casalduni, Scurcola Marsicana. Alianello, non so, fa un elenco di paesi che i piemontesi misero a ferro a fuoco, forse la ventina mi pare di ricordare, adesso non ricordo preciso. Però c'è da chiedersi, ma come mai per tutti questi anni a noi non ci hanno detto la verità? Molfese, ripeto, era uno di quelli che ha cominciato a scoperchiare il pentolone, che ha portato alla luce tanti di questi disfatti. Non a caso, Molfese è morto ormai da qualche tempo, pur essendo, avendo la statura di uno storico eccezionale, è di fatto dimenticato. Noi siamo con gli amici dell'Istituto di Ricerca Storica di Sicilia, abbiamo intenzione di fare in questo 2012 proprio un grande convegno a Napoli in cui si rievoca la figura di questo Franco Molfese, che a mio avviso è, i cui studi, soprattutto la storia del brigantaggio, sono fondamentali per chiunque voglia intraprendere degli studi e delle ricerche in questa direzione. E io voglio concludere proprio riportando una frase di Molfese che a mio avviso è significativa. Molfese dice che nel 1860 i contadini dell'Italia meridionale si trovarono drammaticamente di fronte ad un bivio. E qual era questo bivio? Potevano scegliere 2 strade da seguire, quella di vivere in ginocchio e l'altra di morire in piedi. Ebbene, molti, quel drammatico decennio, scelsero di morire in piedi, scelsero di morire da briganti, con lo schioppo in mano, ma contenti di essersi opposti ad un qualcosa di ingiusto. Perché, signori miei, al sud venne fatto di tutto. Venne calpestata financo la dignità, e questo i nostri progenitori fortunatamente non lo fecero fare, si ribellarono, per questo furono briganti. Ma noi dobbiamo essere orgogliosi. Il discorso della leva obbligatoria, teniamo presente che dal punto di vista dei Borboni non c'era leva obbligatoria, era un servizio volontario, chiamiamolo così. Per quel che riguarda la leva obbligatoria introdotta dai primi governi piemontesi, anche dal governo luogo tendenziale di Napoli, si variava da 5 a 7 anni a seconda dei reparti in cui si veniva spediti. Cioè i reparti più operativi, che erano quelli che venivano mandati al nord, che c'era sempre l'Austria a tenere un po' a bada, no? Nel 1866 poi c'è la guerra di indipendenza, per cui allora dei reparti più operativi di genere erano 7 anni, quelli diciamo più sedentari, gli scritturali, chiamiamoli così, quelli che si facevano in fureria, si stava 5 anni, ma solitamente poi si aveva la possibilità di aggiungere 2 anni, quindi si poteva chiedere di rimanere in servizio per altri 2 anni, però diciamo che in linea di massima si prestava servizio militare per 7 lunghi anni, ed è questa una delle ragioni per cui un popolo che non era abituato al discorso della leva obbligatoria trovò parecchie difficoltà nel conformarsi a questa situazione. Ecco perché ci fu un numero enorme di renitenti alla leva, i quali renitenti alla leva, poi tra altre cose, molte volte lo erano senza neanche saperlo,
perché se si affiggeva, se del comune di Villa Castelli si affigge un bando e gran parte della popolazione non sa leggere, è evidente che ci si ritrovava riutente alla leva anche senza saperlo, e molti di questi che furono considerati riutenti alla leva della ignoranza più delle volte vennero anche fucilati. Quindi questa era la giustizia piemontese. Il fatto di Ponte Landolfo, allora, se lei, non so se lei ha letto il mio libro, io lo spiego dettagliatamente. Il discorso di Ponte Landolfo è questo: fu una ritorsione, perché? Non giustificabile. Ma nella maniera più assoluta, anche perché poi i colpevoli, tra virgolette, di quegli atti vennero ammazzati una quarantina di soldati piemontesi. Ma sapete perché vennero ammazzati questi soldati? Perché a Ponte Landolfo si era creato un comitato liberale che, guarda caso, era comandato, diciamo, si era capeggiato dal vecchio sindaco che era stato sindaco di Borbone e sindaco con i piemontesi, quindi un luogo giusto per tutte le occasioni. E siccome lì ci furono delle grosse questioni per la distribuzione delle terre, di quelle terre di cui parlavo prima, erano state fatte in maniera cose, in maniera tale che il ceto liberale era diventato più ricco, mentre il ceto che niente aveva prima non aveva niente ancora peggio dopo. Ci furono una serie di sommosse già precedentemente all'agosto del 1861, fino a che il sindaco di Ponte Landolfo decise di vietare lo svolgimento di una manifestazione religiosa, credo che sia una sagra, una fiera, qualcosa del genere. Il malcontento della popolazione fu talmente tanto che scoppiarono dei tumulti e ci scappò anche il morto, mi pare, un esattore Perugini, che era l'odiato esattore di Cabelle. Questo determinò, fece sì che il comando di Benevento mandasse da Benevento un contingente di truppa con l'ordine di sorvegliare, di vedere quello che stava accadendo, ma non di entrare in città. Questo tenente, credo che si chiami Bracci se non vado errato, disobbedisce agli ordini, entra in città scatenando poi il putiferio, insomma c'è un conflitto a fuoco, anche con i brigati Cosimo Giordano, che nel frattempo erano scesi alle montagne, praticamente cercano di ritirarsi, vengono massacrati. C'è qualche dubbio sulla morte del tenente Bracci? Qualcuno dice che venne massacrato dai brigati, qualcun altro disse che furono gli stessi soldati che si ribellarono a questo tenente per la sua incapacità tattica, perlomeno dal punto di vista militare, e però questa è un po' tutta una storia. Questo ciò non toglie che quello che è accaduto il 14 agosto del 1861, guardi che storici che non sono della mia stessa parte ideologica sono propensi a chiamare Ponte Landolfo la marzabotto del Meridione. Voglio concludere soltanto con un'ultima constatazione. Nel 2011 si sono festeggiati, come abbiamo già detto prima, i 150 anni della cosiddetta Unità d'Italia. Io dico cosiddetta perché a mio avviso non è stata mai unita per quelle ragioni di cui parlavo precedentemente. Ebbene, Giuliano Amato, che è stato il presidente del comitato celebrativo, quindi la massima autorità in materia, il 14 agosto del 2011, quindi pochi mesi fa, si è recato in visita ufficiale al Ponte Landolfo per chiedere scusa a quella popolazione dei soprusi che 150 anni fa i piemontesi italiani arrecarono ad altri italiani. Oggi il 28, ieri abbiamo festeggiato noi la giornata della memoria, tutto il mondo si festeggia appunto questo ricordo di questi campi di concentramento tedeschi che hanno portato all'eliminazione fisica di milioni di ebrei. È possibile pure che i primi campi di concentramento siano stati proprio, diciamo così, ideati da chi pensava di avere il sangue italico nelle vene. Ecco, ci vuol dire se questa mia, diciamo così, opinione è fondata, perché io faccio riferimento essenzialmente a Felestre. Ecco, ci dica qualcosa di più da questo punto di vista. Ma guardi, lei mi coglie, veramente mi fa piacere questa domanda, perché io proprio in occasione del 28, quindi
del 27 veramente, no? è stata la giornata della memoria. Io ho pubblicato sul mio giornale un articolo che si chiama La Shoah dei meridionali, proprio in riferimento a questo fatto. Questa è un'altra grande menzogna, un'altra grande iniquità della nostra storia, che non è stata mai evidenziata. C'è un bel libro di Fulvio Izzo, che è datato ormai da qualche anno, che si chiama I Lager dei Savoia, in cui racconta per filo e per segno la sorte che toccò a questi poveri soldati dell'Italia meridionale, che una volta disciolto l'esercito, per il solo colpevole soltanto di essersi mantenuti fedeli ad un ideale, al loro re, al giuramento fatto, perché poi loro si rifiutarono tranquillamente di entrare a far parte di un esercito che non ritenevano che fosse il loro esercito, vennero inviati non solo a Finestrelle ma anche al Forte di San Benigno a Genova, in tutte le fortezze dell'Italia meridionale, tranne la famigerata fortezza di Finestrelle, che è a 1200 metri di altezza, dove non c'erano neanche i vetri alle finestre. Insomma, quindi immaginiamo un po' che calvario subirono questi poveri soldati, colpevoli soltanto di essere rimasti fedeli al loro legittimo regnante. Ma c'è di più, molto di più. A parte che moltissimi di questi soldati non fecero ritorno a casa, perché morirono tra gli stenti e i maltrattamenti, la fame e della prigione di Finestrelle. Pensate, una volta morti non c'è neanche qui la possibilità di fare una macabra contabilità, in quanto i corpi vengono sciolti alla calce viva. Quindi c'è ancora a Finestrelle un locale in cui c'è ancora questa vasca di calce dove venivano buttati i corpi di questi soldati. Ma c'è di più: le brillanti menti savoiarde escogitarono una sorta di soluzione finale, perché non contenti di aver richiuso questi meridionali, i nostri concittadini, nelle putide prigioni del nord Italia, pensarono addirittura di sbarazzarsene in un'isola della Patagonia, in un'isola dell'Oceano Atlantico, e fortunatamente il progetto infame non riuscì, proprio perché si oppose sia il governo argentino che il governo portoghese, che non dettero questa l'autorizzazione. C'è una frase che io riporto nel mio libro dell'ambasciatore, mi pare della Minerva, tale della Minerva, che era ambasciatore dell'Italia in Portogallo a Lisbona, in cui dice al primo ministro: dice, ti consiglio di soprassedere, perché la nostra proposta ha suscitato così tanta riprovazione in tutta Europa che noi dobbiamo starci calmi, anche perché altrimenti non riusciremo a mandare in porto questo progetto. Quindi questa è un'altra pagina che è completamente sconosciuta. Quanti furono i soldati meridionali che morirono a Finestrelle? Non si saprà mai. Però queste cose dobbiamo dirci, perché altrimenti continuiamo a vivere dell'ignoranza e della retorica, perché anche il 2011 che ci ha appena lasciato è stato un tributo di retorica, anche se qualche cosa, qualche piccola ma significativa cosa, comincia a muoversi. Io vorrei ricordarvi, proprio perché prima si parlava di Garibaldi, che nel 1868 Garibaldi, che era stata magna pars in tutta l'impresa di Mille, ma anche in tutto questo, quello che poi quel po' di roba che viene dopo, scrivendo una lettera alla marchese Adelaide Cairoli, dice testualmente: io, per quel che mi riguarda, sono convinto di non aver fatto male, però sono altrettanto convinto che non potrei rifare la strada dell'Italia meridionale, perché abbiamo causato soltanto odio, guerra, brutalità, ingiustizia e povertà e miseria. Miseria e squallore, anzi, se non vado errato, queste sono le parole che dice. E beh, signori miei, se lo dice Garibaldi, penso che qualcosa di vero ci sarà. Dobbiamo soltanto sperare che con l'andare del tempo, con tutti questi nuovi studi che qualcuno ancora continua a bollare come revisionisti, ma guardate che io ho avuto una grande soddisfazione qualche mese fa, perché ad una presentazione del mio libro mi sono confrontato con una docente universitaria dell'Università di Cassino,
e lei in pubblico ha detto: caro Riccardi, io ero venuto molto prevenuta alla presentazione del suo libro, ci conosciamo da tanto tempo, però abbiamo militato sempre su opposte fazioni, devo riconoscere, da questo momento mi iscrivo anche io nel club degli storici revisionisti, perché se uno storico non è revisionista in base alle nuove documentazioni e ai nuovi documenti di archivio che vengono fuori, significa che non ha capito niente della sua professione. Quindi io sono convinto che questo vento, questo che soffia sempre più forte dell'operazione verità, quella che io chiamo l'operazione verità, perché qui non dobbiamo aver paura di dire le cose come sono andate, non dobbiamo neanche aver paura di dire che a Ponte Landolfo c'è stata una ritorsione di stampo bestiale, non dobbiamo aver paura di dirlo, altrimenti faremmo un'operazione sbagliata nell'altro senso. Io infatti nel mio libro lo spiego proprio dettagliatamente, però non dobbiamo aver paura di dire che quello che 150 anni fa accadde nel meridione d'Italia fu un'operazione infame, vigliacca, di cui ancora oggi, ahimè, paghiamo le conseguenze. Ci sono alcuni problemi che sono stati toccati, fra cui Ponte Landolfo. Prima di Ponte Landolfo, che fu ordinata da Cialdini come rappresaglia per quello che era avvenuto nei confronti dei 41 bersaglieri dei 4 carabinieri che erano caduti nel combattimento precedente, Cialdini stesso aveva ordinato una rappresaglia ad Auletta, dove aveva, per sua ammissione nel suo diario, ammesso di aver ucciso 100 briganti, dove la parola briganti è riferita alla popolazione. Cialdini ordinò a freddo, nel momento in cui ha preso la notizia, la rappresaglia. Di recente, su Storia in Rete, Sergio Boschiero ha sostenuto una tesi nuova pro Sabaudo. Secondo lui, i bersaglieri scatenarono la rappresaglia di Ponte Landolfo, quelli di Casalduni, perché trovarono, nel momento in cui entrarono nel paese, trovarono i residui dei bersaglieri che erano stati uccisi qualche giorno prima, esposti alle finestre e addirittura appesi nella chiesa. Quindi la loro rappresaglia fu un attimo di rabbia dovuto a questa visione che era orrenda. Dimenticando in questa versione del tutto fantasiosa che i cosiddetti briganti non erano tutti paesani, là erano 12.000 abitanti fra Casalduni e Ponte Landolfo, quindi 12.000 persone che secondo lui avrebbero addirittura mangiato la carne di questi poveracci. Sono 12.000 persone che mangiano 41 persone, insomma non so che cosa poteva avanzare da essere poi appeso nelle finestre o nella chiesa, insomma sono versioni che sono atte solo a suscitare reazioni di disgusto, quasi che quei poveracci che sono poi morti abbrustoliti tra le fiamme appiccate dai bersaglieri se la fossero tirata loro con la loro inaudita crudeltà. Io ho replicato su questo numero che ho portato qui di recente, ce l'ho qui, ho replicato a questo signore. Per quanto riguarda, innanzitutto ho citato la versione del famoso bersagliere Malcolfo, il quale dà una spiegazione diversa da quella che dà lui, il quale si contraddice, fra parentesi, dice da una parte che sono stati tenuti in una torre, poi che sono stati uccisi a Casalduni, insomma da due o tre versioni contraddittorie. Vi ho citato che non è l'unico a contraddirsi, perché una versione diversa da proprio Malcolfo, il quale, cito proprio le parole di Malcolfo, dice così: i 41 soldati furono trucidati, secondo lui, a tradimento nel sonno in una chiesa dove bivaccavano. Però c'è un'altra versione anche, che è diversa da quella di Malcolfo, quindi qui le versioni sono parecchie. E chi la dà? La dà Angelo De Witt, che fu un ufficiale che all'epoca combatté proprio in quella zona.
Secondo Angelo De Vitti, invece, essi caddero in combattimento eroicamente quando ebbero finito i 6 pacchi di cartucce che ogni soldato riteneva presso di sé. Quindi qual è la verità? È abbastanza discutibile la verità di Boschiero, la verità di Marcolfo e la verità di De Vitti. Cioè, poi ci sono delle versioni differenti, il che fa capire che sull'episodio qualcuno ha mentito sicuramente. È chiaro? Quindi parliamo sui documenti, però i documenti poi vanno messi uno in relazione con l'altro. Poi dopodiché vorrei dire un'altra due cose, visto che è stato citato il fatto delle deportazioni nel Borneo, nelle isole di Cobare, tutta la Patagonia e compagnia bella. C'era un progetto di legge portato avanti da Visconti Venosta che prevedeva l'inserimento nel codice penale come misura di ottima giustizia, giudicate voi, della deportazione, cioè introdurre una nuova figura fra le pene della deportazione che doveva risolvere, secondo lui, questo problema del sovraffollamento delle carceri da parte dei meridionali. Quindi una proposta inaudita, per fortuna il progetto non andò in porto, altrimenti costoro l'avrebbero portato avanti fino alla fine, cioè fino a portare questa gente a morire letteralmente o al freddo della Patagonia, una specie di Siberia ante litteram, o nelle foreste tropicali delle isole del Borneo, dove neanche gli indigeni si trattenevano, perché lì si moriva praticamente di malattie, di inedia, e diventavano probabilmente anche antropofagi, quelli che andavano a finire in queste isole sperdute. Ora, se questo era il programma di sterminio dei piemontesi, per fortuna che le altre nazioni, a cominciare dalla stessa Inghilterra, dobbiamo dare atto, si opposero a questa infamia. Un'ultima cosa, visto che viene citato qualche garibaldino come brigante poi ravveduto, lo stesso figlio secondogenito di Garibaldi si schierò con i briganti, sia pure per un attimo, andò a combattere per qualche giorno insieme a un suo ex amico garibaldino che in Calabria aveva impugnato le armi contro i piemontesi. Fu arrestato insieme con lui, fu messo in prigione, ma siccome era il figlio di Garibaldi non lo passarono per le armi, anzi il suo soggiorno fu reso molto lieto.